Buonasera agli amici di Firenze in bici, oggi siamo qui alla Fortezza d'Abasso e più precisamente sui viale Strozzi all'imbocco dell'ex tunnel nel tunnel che porta verso viale Belfiore e oggi percorreremo la ciclabile di viale Redi, quindi un asse molto importante per la viabilità ciclistica fiorentina. E arriveremo anche al nuovo tratto realizzato lungo il Mugnone che da Piazza Puccini arriva fino al Barco. Allora, eccoci qui sul Viale Belfiore. E prima di metterci su Viale Redi volevo far notare intanto la presenza di due realizzazioni che sono molto utili per chi si muove in bicicletta, ovvero due semafori a chiamata, questo qui che si trova di fronte a me e quello che si trova proprio all'imbocco di Viale Redi, che permettono questo per chi proviene dal Romito o da Viale Redi di mettersi sull'altra pista ciclabile che gira intorno alla fortezza. E l'altro semaforo a chiamata permette invece di proseguire lungo Viale Belfiore appunto verso Porta al Prato e appunto le Cascine. Ecco, da qui appunto parte la pista ciclabile di Viale Redi e purtroppo parte piuttosto male perché, come vedrete, la pista ciclabile di Viale Redi è una pista ben fatta, larga, bidirezionale, in sede propria per quasi tutto il suo percorso. Tuttavia, in corrispondenza di quel Palazzo Bianco, la ciclabile si trova ristretta a diventare una mista ciclopedonale, oltretutto su un marciapiede molto stretto e con un angolo cieco. Risultato, ciclisti che vengono dalle due direzioni, pedoni che vengono dalle due direzioni, che non si vedono a vicenda, creando una situazione di pericolo. Situazione di pericolo che abbiamo segnalato più e più volte all'amministrazione comunale. E la risposta è stata essenzialmente che non vogliono sacrificare pochi posti per motorini e per automobili che sono lungo la curva, ma soprattutto una risposta che poi ricapiterà altre volte quando parleremo di Viale Redi, ovvero la tranvia, perché appunto la tranvia che ora è in realizzazione prevede un passaggio che entrerà dentro questo edificio, perché dietro questo muro si sta realizzando la stazione dei treni di alta velocità progettata dall'architetto Foster. Allora, eccoci qui nel primo tratto di Viale Redi. Questa è la parte di pista che corre lungo la futura stazione Foster e che poi arriverà al tratto di Viale Redi che corre lungo il torrente Mugnone. Come si vede dal cartello, questa nasceva come una pista con una divisione tra pedoni e ciclisti. E qui non è mai stata fatta nessuna manutenzione, il fondo rosso ormai è andato via completamente, le strisce sono sbiadite, si intravede un po' il segno di biciclette e delle frecce nelle due direzioni. Il tratto della ciclabile Viale Redi che corre lungo il Mugnone è sicuramente una delle migliori eredità della giunta Renzi dal punto di vista della mobilità ciclistica. Infatti, come si può vedere, è una pista completamente in sede propria che confina da una parte con il Mugnone, dall'altra con una fila di alberi, c'è un marciapiede, c'è una fila di parcheggi e poi c'è la strada. Quindi garantisce anche un buon isolamento di chi si muove in bicicletta rispetto al traffico automobilistico. Inoltre, quando è stata realizzata questa pista, sono state fatte tutta una serie di opere di arredo urbano, quindi panchine, piccoli stalli per le biciclette. Quindi davvero una delle migliori realizzazioni, anche una delle più piacevoli in questa zona di Firenze. I problemi nascono verso la fine di Viale Redi, ovvero là dove Viale Redi si mette in via di Novoli. Ci sono diverse piste che partono, una appunto lungo via di Novoli, un'altra di recente realizzazione lungo via Forlanini. Il problema è proprio il collegamento tra questa pista, che idealmente prosegue tutta l'ossatura della ciclabile dei viali, e
quelle piste che poi vanno a servire zone ad alta densità abitativa e con numerosi servizi, tra cui il polo delle scienze sociali. Qui ci troviamo sul ponte di Via Mariti, alla confluenza dei torrenti Munione e Terzolle, e di fronte a noi si trova uno dei cantieri della tranvia, in particolare del tratto che attraverserà Via di Novoli per andare verso l'aeroporto di Peretola. E qui sta un po' il nodo irrisolto della pista di Viale Redi, che come dicevo ha bisogno, per essere veramente fruibile, per essere veramente utile per la mobilità ciclistica, di collegarsi sia con la pista di recente realizzazione che corre lungo via Forlanini e quindi lungo il nuovo centro commerciale per arrivare al polo delle scienze sociali, e dall'altra verso la pista ciclabile che corre lungo via di Novoli. Che cosa impedisce questo collegamento? Intanto questo ultimo tratto di Viale Redi con questo cantiere, ma soprattutto l'attraversamento del Munione. Perché? Perché quando ci sarà la tranvia ci sarà un nuovo ponte che scavalcherà il ponte attuale per andarsi a ricollegare poi in via di Novoli, e lì sarà previsto un percorso ciclabile. Tuttavia noi abbiamo chiesto più e più volte nei scorsi anni, nel frattempo, di realizzare un collegamento temporaneo che scavalchi in questo tratto il torrente Munione e che permetta almeno di arrivare in bicicletta in sicurezza al villaggio Forlanini. Per andare da quel tratto di Viale Redi fino a dove mi trovo io ora, ho dovuto attraversare ben 5 attraversamenti semaforici, nessuno dei quali pensato per le biciclette, nessuno dei quali, tante cose, coordinato con l'altro. Quindi in effetti ci sono tempi molto lunghi se uno in questo momento volesse arrivare dall'esistente ciclabile di Viale Redi su questo tratto al cui imbocco mi trovo adesso. Circa 2 anni fa venne inaugurata, con molto risalto anche sulla stampa, questo tratto c'è stato venduto come pista ciclabile. In effetti nei piani fa parte del prolungamento della pista ciclabile di Viale Redi che già abbiamo attraversato, tuttavia non c'è niente che la qualifichi come pista ciclabile. Non c'è nessun cartello, né in questo pezzo qui, né all'altro capo. Non c'è nessun adduzione per chi arriva in bicicletta. Qui siamo sul ponte dove Via Baracca si mette su Piazza Puccini. Inizia invece un'altra opera, una pista ciclabile che corre sempre lungo il Munione, realizzata questa volta non dal comune ma da Italfer, quindi dalle Ferrovie dello Stato, tra le varie opere propedeutiche alla realizzazione dell'alta velocità. È un'opera completata di recente dopo diversi anni di lavoro. È una pista abbastanza frequentata sia da persone che passeggiano e anche da chi si muove in bicicletta. Tuttavia, di nuovo, manca qualsiasi indicazione per il ciclista e manca anche il raccordo tra questo tratto, quindi idealmente Viale Redi, e la pista ciclabile qui di fronte. In teoria, anzi in pratica, c'è un semaforo anche pedonale a pochi metri, di nuovo però il ciclista si vede costretto a scendere e portare la bicicletta spinta.
Ed eccoci arrivati alla fine della corsa. Qui siamo in corrispondenza del Ponte del Barco, alle mie spalle appunto la ciclabile che corre lungo il Mugnone, alla mia sinistra si entra nel Parco delle Cascine e a diritto idealmente ci si va a ricollegare con la pista dei Renai. Quindi, a tutti gli effetti, questo potrebbe essere, avrebbe tutto il potenziale per essere un'ottima via per chi si muove in bicicletta e proviene appunto, che so, da via Pistoiese e da via Baracca e non vuole immettersi nel traffico motorizzato. Di nuovo, mancano le segnalazioni, probabilmente un po' di illuminazione notturna farebbe male. Sul tipo di fondo, chiaramente la scelta è obbligata trattandosi di una pista lungo l'argine del fiume, però comunque è una pedalata anche molto, molto piacevole. Quindi noi auspichiamo che vengano realizzati tutti quei raccordi di cui abbiamo parlato nel corso di questo breve viaggio che ci ha portato dalla Fortezza d'Abbasso fino al Parco delle Cascine. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima. Se fossi pazzo e dopo internato, approfitterei di un momento di lucidità. Lasciate il mio tè.